Eccoci qui, a poco meno di un mese dall'inizio ufficiale delle Olimpiadi, siamo con Pierluigi Aschieri, direttore tecnico della FILCAM settore karate. Innanzitutto, direttore, benvenuto, grazie per la disponibilità e partirei subito con le nostre curiosità e con le nostre domande. Esordio. Buongiorno a tutti. Esordio del karate per quanto riguarda la competizione a 5 cerchi, un esordio molto sentito che desta molta curiosità per vedere se poi ci potrà essere un seguito nella prossima Olimpiade, anche se al momento sembra difficile. Come vede questo esordio appunto della disciplina in questa competizione planetaria? Beh, l'esordio è sempre un momento in cui bisogna fare scoperte nuove, adottare comportamenti nuovi. Lo stesso percorso di qualificazione è stato molto articolato e complesso, e quindi l'atleta deve mantenere determinati livelli di prestazione nel tempo. Una volta avevamo un mondiale ogni 2 anni e l'europeo tutti gli anni, poi c'erano altre gare, ma non di significato paragonabile a un'Olimpiade. Adesso manteniamo gli europei e i mondiali e in più abbiamo questa Olimpiade da affrontare. È una esperienza nuova per tutti quanti, nel senso che ci sarà tutto un sistema proprio per quanto riguarda l'accesso al villaggio olimpico e quindi al sito di gara, che sarà assolutamente impenetrabile. Avere, tra virgolette, lo dico, un atleta che dovrà fare prima l'acclimatamento, eccetera, a Gotemba, quindi fuso orario, clima, eccetera. Poi il trasferimento al villaggio olimpico comporterà tutta una serie di precauzioni, già partendo da Gotemba per arrivare poi fino al villaggio olimpico. Per esempio, una cosa che non potrà essere fatta è uscire dal villaggio olimpico e andare in giro a fare shopping. E questo limita molto anche la possibilità di rilassarsi mentalmente. Quindi avremo a che fare sempre con norme, controlli di tutti i tipi. E gli atleti sono tutti vaccinati, quindi il problema non si pone, però saranno sempre presenti i tamponi che verranno fatti con regolarità. Conseguentemente, insomma, sarà pesante avere questo virus che disturba la concentrazione. Addentrandoci in questioni più tecniche, parliamo di un'Italia che porterà all'Olimpiade ben 5 atleti, 2 nel kata e 3 nel kumite. Ricordiamoli: Viviana Bottaro per il kata femminile, Mattia Busato per il kata maschile, Luigi Busà per i meno 75 maschili, Silvia Semeraro per i più 61 femminili e Crescenzo. E Angelo Crescenzo per i meno 67 maschili. È un buon numero sicuramente, perché posiziona l'Italia al terzo posto di questo particolare ranking, dietro Giappone e Turchia. Quindi da parte della FILCAM c'è soddisfazione. Diciamo che il Giappone, come paese ospitante, ha diritto a un atleta per ogni podio, chiamiamolo podio per intendere categoria di partecipazione. E poi la Turchia ha fatto un po' meglio di noi, ma direi che avendo atleti maschi e femmine qualificati sia nel kata sia nel kumite, abbiamo, diciamo così, mostrato che l'Italia resta competitiva e ovviamente contiamo anche di fare bene. Discorso Covid, è un argomento che ha suscitato molto interesse, come è giusto che sia, nell'ultimo anno e mezzo ormai possiamo dire. Non sarà semplice per gli atleti, già prima abbiamo parlato di un ambientamento necessario per gli atleti e poi sarà da
saranno da sottoporre proprio loro a tutto uno screening di tamponi, quindi non sarà facile, in pratica sarà solo Villaggio Olimpico e solo Palazzetto. Questa sarà la tratta che vivranno gli atleti. Secondo lei, quanto potrà pesare sotto il punto di vista emotivo? Ma è più di un anno che abbiamo questo Covid come una scimmia sulla spalla, per intenderci. E quindi ci siamo anche un po' abituati. Se fosse arrivata a ridosso delle Olimpiadi sarebbe stato veramente un grosso problema. Adesso ci siamo abituati già all'idea. Sappiamo quali sono le norme, siamo riusciti ad allenarci nonostante il Covid, siamo riusciti a gareggiare, a qualificarci. Nonostante il Covid, quindi diciamo così, ci siamo abbastanza abituati. La questione che secondo me ha creato questo tipo di realtà è che noi andavamo in Giappone già tutti gli anni a Gotemba ad allenarci con i giapponesi. Quindi siamo anche consapevoli di che cosa comporta il Giappone. Resta da aggiungere questo numero maggiore di restrizioni, ma già da prima, insomma, i comportamenti dovevano sempre comunque essere consoni, eccetera. Meno latinità e più, come si dice, tradizione. Certo, e parlando invece per quanto riguarda il pubblico, sarà un'Olimpiade anche anomala. Sappiamo benissimo, che la massima manifestazione sportiva al mondo è sempre stata caratterizzata da passione, da affluenza di pubblico, da stadi e palazzetti pieni, con pubblico nostrano e non. Il governo giapponese ha imposto questa chiusura per quanto riguarda i tifosi stranieri, per gli atleti. Poteva essere una gratificazione maggiore avere magari alcuni rappresentanti della propria nazione sugli spalti. Così non potrà essere, e anche qui possiamo parlare di difficoltà emotiva oppure può essere arginabile. L'atleta, dopo aver fatto sforzi veramente notevolissimi per un tempo abbastanza lungo, perché sono 4 anni che sono ricominciate queste qualificazioni, sarà sicuramente motivato a coronare i suoi sogni. È chiaro che un pubblico amico è sempre più confortante, ma come dicevo prima, è già più di un anno che siamo alle prese col Covid, quindi si sono sicuramente abbastanza adeguati. E lo dimostrano anche le qualificazioni. Quindi io non penso che, a parte i disagi dei controlli, eccetera, potrà influire negativamente sulla prestazione. Ecco, e come ha detto lei, aprendo una parentesi sul pubblico amico, abbiamo parlato prima di Gotemba e c'è questa collaborazione che ormai dura da anni e quindi ci sarà un po' di tifo anche per l'Italia da parte di questa cittadina ai piedi del Monte Fuji. Beh, loro hanno sempre tifato per noi, ma sono venuti anche in Italia perché li abbiamo invitati in Italia, sono venuti a Ostia, hanno visitato il Comitato Olimpico Italiano, sono andati a Matera, che oggi è ospite del G20, quindi diciamo un sito unico al mondo, e hanno apprezzato molto l'italianità e anche la nostra ospitalità. La loro è assolutamente impeccabile, ma la nostra non è stata da meno. E sono andati via entusiasti. Dirò di più, finita l'Olimpiade, io, mentre gli atleti rientreranno, per questioni di voli, quindi non siamo noi sovrani, ma dovremmo adattarci a quella che è la programmazione CONI e la disponibilità dei voli. Io dovrò andare a Gotemba dopo le Olimpiadi per una questione di protocollo, nel senso che ci hanno ospitati, ci hanno sostenuti e ci hanno seguiti in questi anni, e l'ultima faccia che vedranno sarà la mia, che li ringrazierà a nome del Presidente, di tutta la Federazione, dei tecnici, degli atleti.
e sicuramente sarà un gesto apprezzato. Sì, ringraziamo allora Pierluigi Aschieri, direttore tecnico della FILCAM per il settore karate, e concludiamo con un in bocca al lupo a tutti i nostri atleti. Buona giornata a tutti.